adesso passiamo all'attualità, ecco, perché stamattina e ovviamente nella mattinata di ieri la terra ha ricominciato, ahimè, a tremare nella zona flegrea, non solo, si è sentito ovviamente forte il boato anche a Napoli. Facciamo il punto quindi della situazione insieme a Mauro Di Vito, che vedo già in collegamento con noi, direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco direttore, tanta preoccupazione per i cittadini per questo nuovo sciame sismico che ha coinvolto la zona flegrea, raggiungendo un picco alle 9:44 di ieri mattina di magnitudo 3.7. Ma c'è da preoccuparsi secondo lei per questa situazione? Ovviamente siamo in una dinamica in corso, quindi sicuramente c'è da stare molto attenti, da prendere, diciamo, tutte le misure necessarie per difenderci dall'attività sismica, nel senso che non fare azioni che possano danneggiare noi, ma soprattutto sapere che quando c'è un terremoto, che sono di magnitudo media, medio piccola, questi terremoti, ovviamente bisogna non farsi prendere dal panico. C'è un'attività ovviamente nostra di continuo controllo dell'attività, del bradisismo, dell'attività sismica, della formazione del suolo, e questo sicuramente, infatti ieri mattina anche io ero qua all'osservatorio per supportare anche i colleghi che lavorano in sala di monitoraggio. 3.7 magnitudo massima, non è la massima magnitudo che abbiamo registrato nell'area flegrea, però ci sono stati tre eventi di magnitudo superiore a 3, che ripeto sono eventi che non generano danni, ma che destano grandi preoccupazioni nella popolazione che li avverte, ovviamente, in area epicentrale. Certamente, l'ultimo evento sismico prima di ieri risale a una decina di giorni fa. Quali sono i possibili sviluppi di questi fenomeni sismici? Allora, noi oltre alla sismicità monitoriamo ovviamente la deformazione del suolo, le emissioni di gas dal sottosuolo e tutta una serie di altri parametri che ci possono dare indicazioni su variazioni nello stato del sistema. In questo momento non abbiamo indicazioni di variazioni nello stato del sistema, ma sicuramente siamo certi che continua questa dinamica bradisismica che è necessario seguire con la massima attenzione, ripeto, in questo momento non abbiamo segni di evoluzione del fenomeno verso altri fenomeni. E ricordiamo che gli esperti continueranno a monitorare la situazione osservando con tutte le dovute procedure. Ad oggi quindi possiamo rassicurare il nostro pubblico a casa? Sì, allora, quello che possiamo dire è sicuramente che c'è il nostro monitoraggio costante della dinamica dell'area, così come c'è un continuo coordinamento con la protezione civile a vari livelli. Io ovviamente ho sentito ieri e sono stato chiamato anche da tutti i vari altri livelli, da quelli che si occupano della sicurezza del territorio, dal sindaco alla regione alla protezione civile nazionale, e ovviamente siamo tutti in una sinergia con un obiettivo comune, quello di utilizzare il monitoraggio per fare ovviamente difesa dal rischio sismico ma anche vulcanico. Ecco, vuole mandare un messaggio stamattina chiaro ai nostri telespettatori? Certo, il messaggio chiaro è che non c'è nessun dubbio che la dinamica bradisismica stia continuando. Si stanno con variazioni nel tempo che sono rallentamenti che spesso sembrano rassicurarci, ma rassicurano solo diciamo in generale rispetto all'accadimento immediato, ma la dinamica sta continuando, quindi dobbiamo prestare la massima attenzione, ma anche sapere che non ci sono dinamiche tali che ci aspettiamo altro. Ovviamente i terremoti non si possono prevedere, quindi possiamo dire che avremo altri terremoti, ma la difesa dai terremoti è quella legata alla nostra sicurezza nelle case in cui viviamo, nei luoghi in cui lavoriamo, nelle scuole in cui andiamo. Questo è sicuramente il messaggio più importante, e c'è un grande sforzo proprio per verificare, proprio in corso in questi giorni, e rendere sempre più sicuri i luoghi in cui viviamo.
Ebbene, noi la ringraziamo, io la ringrazio personalmente di essere stata in nostra compagnia questa mattina, Mattina Live, per aver tranquillizzato ovviamente tutto il nostro pubblico di telespettatori. Quindi ringraziamo ancora una volta Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Grazie.